ricordiamo una leggenda della Benetton e di Treviso, un ragazzo col quale tu, Tommaso, hai giocato tutta la tua carriera, Piero Dotto. Eh sì, ho giocato un bel po' di anni. E se non lo avete mai visto giocare, non potete nemmeno immaginare cosa vi siete persi. Sbagliato sarebbe dare numeri e statistiche di Piero Dotto, sarebbe come voler trasformare in calcolo una poesia o una musica. Piero è stato forse l'ultimo giocatore di un rugby che ormai non c'è più. E romantico è l'aggettivo che più gli si addice, perché il suo è stato un rugby di invenzione, di improvvisazione, di genio, di fantasia, ma soprattutto di amore e di generosità, perché così era lui. Come in campo nella vita non si è mai fatto imbrigliare in schemi e consuetudini. E come in campo nella vita ha dato tutto a se stesso e a chi ne chiedeva. Il rugby ovviamente piange uno dei suoi figli più nobili e io piango un grande amico. Ora questo sport è molto diverso e noi tutti da oggi siamo senza dubbio molto più poveri.